Allora, io arrivo a tempi più recenti. Ho davanti a me uno dei libri di questi autori che all'inizio del Novecento, spesso sono medici come Pasquale Rossi, Cosentino, ma anche Alessandro Alfiano, avendo contatto con le persone, con le loro malattie, inevitabilmente si scontrano con le credenze e anche fanno alcuni tutti i giorni con il fatto di dover curare con i metodi, tra virgolette, scientifici, in un ambiente totalmente ostile, perché il medico veniva chiamato spesso perché non sembrava brutto, di necessità, ma nessuno ci credeva poi molto, no? Allora, la congerie culturale è quella in cui comincia l'antropologia e la sociologia, e quindi è uno sguardo un po' diverso dal nostro. Infatti, in questo libro in cui lui mette a frutto la sua pratica di medico, dice: ricchissima di superstizioni, di false credenze, di pregiudizi e di tradizioni la Calabria, come quella il cui popolo fu, più che ogni altro, tenuto nella più supina ignoranza dei diversi dominatori che lungo il corso dei secoli in essa si sono avvicendati, onde era ineluttabile che da ogni signoria, da ogni invasione, avesse ereditato, mantenuto e trasmesso quelle credenze, le quali, per essere più oscure, più strane, maggiormente avevano colpito la fantasia rozza e quasi primitiva delle classi inferiori. Ho scelto questo pezzetto perché da qui vorrei partire. Io vi farò anche delle proposte di lettura, perché ovviamente in un'ora non è che si possa esaurire questo enorme argomento. Però è bello forse che a partire da alcune suggestioni che noi vi buttiamo, poi voi troviate la voglia di andare a leggere altre cose. Allora, un libro molto bello è quello di Michel Foucault che si chiama Le parole e le cose in italiano, e che parla, mette una specie di confine temporale tra il prima e il dopo. Che cos'è il prima e che cos'è il dopo? Il prima è quello di cui parlava John, che però non si ferma al mondo latino, ma arriva fino al 600, a quel periodo in cui appunto questo confine temporale segna l'inizio della prescienza, di quello che poi con l'età dei dubbi diventerà quella che noi, a volte ingenuamente, a volte in maniera forse ignorante, abbiamo eletto come scienza a singolare con la S maiuscola. Noi non possiamo dire che Dante fosse un ignorante, non possiamo dire che Pico fosse un ignorante, non possiamo dire che Leonardo da Vinci fosse un ignorante, ma in realtà tutti costoro credevano all'astronomia come all'astrologia, non avevano un confine netto tra la chimica e l'alchimia. Giovan Battista della Porta scrive 7 volumi intitolati Fisionomica, in cui mette a paragone tra le mille cose che fa, e anche il primo che inventa un cifrario, che poi sarà alla base dei cifrari usati anche nei secoli successivi per fare spionaggio. Cioè, questi studiosi avevano una visione globale del mondo, sapevano di tutto, e i confini tra ciò che noi chiamiamo scienza, cioè ciò che pensiamo di poter provare, e ciò che noi chiamiamo superstizione, era assolutamente labile. Ma dare una marca di rozzezza, di ignoranza a questo stato di cose è veramente sbagliato. Lo può fare Adriano, lo poteva fare Pasquale Rossi, lo potevano fare altri paleoantropologi, perché ovviamente la congerie culturale era diversa. Che cosa aveva di buono questa visione? Aveva un rapporto con il mondo che era completo, olistico, non c'era nulla che restasse fuori. Noi adesso apparentemente sappiamo più cose, però nei confronti della natura siamo dei nani. Abbiamo disimparato anche le cose utili. E questa è una prima riflessione che vi invito a fare. Cioè, non occorre credere alla magia o credere alla superstizione per fare rientrare questo tipo di credenze. Dobbiamo avere un rapporto più totalizzante con il mondo, cioè la scienza, dato che nessuno di noi è uno scienziato, no? La scienza è una parte, è un modo di approcciare il mondo, però non creiamo degli altri paraocchi, teniamo gli occhi per aperti. L'altra riflessione che volevo fare parte da De Martino, che è stato citato appunto per i suoi libri sul magico, su De Magia, il libro bellissimo sul morso della tarantola, e altri lavori che vengono essenzialmente sul sudditasso.
Ecco, per esempio, questi scoppi e questi scoppi e le processioni che si fanno spesso in questa città. Pensate come il passato e il presente siano in continuo, perché la statua si ferma sui ponti, il ponte di Alarico e il ponte di San Francesco, e sul ponte ci sono i fuochisti delle confraternite che sparano. Perché il ponte è un luogo di passaggio, i pontifex dei latini chi erano dei sacerdoti, il luogo di passaggio, il ponte e l'acqua sono dei posti estremamente magici, quindi anche nella religiosità cattolica noi facciamo la stessa cosa, ci fermiamo sul fulmine del ponte e spariamo. Il rumore e il fuoco sono due elementi estremamente magici. Allora, dicevo, De Martino e la sua visione del sud. Abbiamo detto che un luogo comune è dire non è vero ma ci credo. Non è vero ma ci credo, è più vero e più importante da tenere presente di quanto si creda quando si ripete un po' così senza pensarci a questa frase, no? De Martino dice: la magia serve non tanto perché ci si debba credere, volgarizzo, cioè sintetizzo, poi chi vuole se lo legge, perché non è detto che la magia esista o la magia funzioni. Senza essere blasfemi, nemmeno quando preghiamo, siamo sicuri che ciò che chiediamo alla divinità ci verrà concesso. Ma la preghiera di per sé, o credere nella magia, cioè che qualcosa di soprannaturale possa cambiare il corso delle cose, è il punto di rimente. Qual è il punto di maggiore disperazione per l'essere umano? Non avere più speranza. Nella situazione più tragica, avere la contezza che non c'è più nulla da fare è il momento in cui proprio ci si lascia andare completamente. Per contro, anche nelle situazioni più tragiche, immaginare che tutto ciò che è razionale è stato esperito, ma potrebbe esserci una qualche forza che noi non controlliamo, di cui non sappiamo nulla, che può intervenire, è ciò che fa la differenza. Dice De Martino, invece di essere agiti dal mondo, noi agiamo. L'idea di poter agire, di avere ancora qualcosa da fare, è ciò che rende la magia, senza essere per l'appunto blasfemia, la religione, importante e potente. Per cui non è vero, può non essere vero, ma io ci credo. Per questo questa frase è tutt'altro che banale. Venendo a tempi più vicini a noi, tutto quello che diceva John continua, e continua appunto, secondo un sincretismo, l'articolo che citava Gabriella, era un po' uno scherzo che mi è venuto in mente di scrivere per due motivi. Perché il malocchio, a cui un po' tutti crediamo, parlavo con alcuni prima di cominciare, no? Io sono veneta, il sud non ha... come si può dire, il marchio della superstizione. Nelle mie campagne c'era l'equivalente del monachello. Da voi per esempio ci sono i martorei, che sono degli spiritelli che annodano i capelli. Guarda, sì. Napoli, anche sì. Qui c'è tutta... Ma dico anche al nord, non è che siamo delle altre. Oppure appunto questi spiritelli che annodano le criniere ai cavalli, annodano i capelli alle donne, che fanno tutta una serie di dispetti, fanno sparire le cose. Guardare male esiste anche da noi, non si chiama malocchio, ma esiste anche da noi. Il fatto della civetta che guarda... cioè praticamente sono le stesse credenze che troviamo non solo in Italia, ma in Europa, ma in tutto il mondo. Si chiamano universali culturali, quindi non l'abbiamo assunto. Cambia il ferro rispetto al legno, toccare ferro, toccare legno, l'uccello cambiano, però cambiano i nomi, ma la sostanza è più o meno la stessa, perché sono delle credenze talmente lontane, talmente generalizzate che... Allora, dicevo, il malocchio si lancia, e ci sono vari tipi di malocchio. Lombardi Satriani, zio, secondo me ancora più grande come antropologo del nipote, ha raccolto negli anni 30, in quel libriatico dove abitavano in realtà in tutta la Calabria mediana,
una serie di informazioni sui carmi e anche sulle formule del malocchio. C'è il malocchio anche lanciato dal prete o dalla donna, erano due tipi di malocchio diversi. Che cosa succede? Succede che il malocchio va sfascinato e allora le formule, anche queste, possono cambiare da zona a zona, ma più o meno sono le stesse, cioè sono varianti, come diciamo noi, di uno stesso modello, cioè il testo base è lo stesso, poi ci sono varianti locali. Le sostanze che si usano sono le stesse, lo sputo così come ogni materiale organico è estremamente potente, cioè se uno, se una donna guardava un bambino neonato, la mamma o la balia, per evitare che questo occhio fosse maligno e facesse male, la prima cosa doveva pulirlo sputandogli tre volte in faccia. Non è bellissimo, ma questo va bene. Allora, succede? Succede che in teoria la formula per sfascinare o sdoppiare viene trasmessa in via femminile. Esistono i magari, però la predominanza femminile in tutta la Magheria, esistono i beni andanti nel Friuli, per esempio. In Sile c'è croce di ma tendenzialmente, appunto, la trasmissione è di tipo femminile. Le formule per sdoppiare vengono trasmesse in date specifiche, che sono quelle più significative, le calende e i solstizi, quindi la vigilia dell'ultimo dell'anno, di Natale, vengono trasmesse di madre in figlia. Allora, perché io ho pensato di scrivere questa cosa? Perché una mia tesista aveva la nonna che sapeva sdoppiare, sua madre era emigrata in Francia, parlava pochissimo italiano, non parlava quasi dialetto. Nel momento in cui la nonna ha trasmesso alla figlia la formula del malocchio, questa non sapeva italiano, non capiva dialetto, se l'è scritta su un foglio a quadretti e se l'è scritta in una lingua improbabile che non riuscivamo a tradurre, perché era un dialetto capito da una che parlava essenzialmente francese. Quindi nisci, nisci, vuoti, tristo, ultrase, cinzu, trepita, doppiato, trinita, sesta, ucchio, cupicciu, isticchio, per mucace. Allora, questa formula si capisce solamente se uno va a vedere una delle varianti delle formule per sdocchiare, di cui sono ricchi appunto queste raccolte, e ancora una volta la palma alle mani, l'odore di incenso, venerdì, giovedì, venerdì, sabato santo, Gesù Cristo, chi da tre ti hanno addoppiato e tre ti devono sdocchiare. Insomma, più o meno le varianti sono sempre queste. A chi ti ha affascinato, corno o culo, chi si è chiarato, Ninivaio da affascinare, a ricasali non ci gli, che soggetti ti può morire, a te nintura mari, caci trovi la cerva, gli scippi gli occhi, il cuore, la mente, la fascia non prendesti. Per dire, insomma, così ci sono tutta una serie. Oppure chi mi ha affascinato, gioia mia, luoghi vicini di lui vicinanzo, perché i vicini erano terribili. Chi dà di sfascinare, gioia mia, lo santo patri e lo spirito santo, for affascino, l'ascensioni, veni gli uovi, l'ascensione viene di giovedì, e di cummoglia e d'ammuccia sti bellezzi, ascensioni veni gli uovi, esce l'umani e bene il buono. Questa è la scienza che abbiamo di giovedì. E varianti simili. Allora, negli anni 90, appunto, questa signora, poi possiamo girare perché ci sono delle foto belle, non mie, questa signora si scrive questo sdoppio su questo foglio di quaderno a quadretti e lo passa alla figlia, la mia studentessa, la quale chiede da me, dice, vorrei lavorare su questo, ma non capisco neanche cosa c'è scritto. E da qui parte l'idea del fascino sul foglio a quadretti. Allora, abbiamo nominato spesso sincretismo. Sincretismo significa che non si butta mai via niente. Ovviamente, soprattutto quando c'è un passaggio di quelli importantissimi come l'avvento del cristianesimo, non sono mancati episodi in cui ciò che c'era prima è stato
combattuto in maniera cruenta. Mi ricordava John, per esempio, che anche la caccia alle streghe è stata sicuramente un'ecatombe in Europa. Però va ricordato che forse c'era anche una componente più che solo religiosa, anche di tipo politico, perché pensavo ai benandanti in Friuli che sono stati uomini e donne uccisi, così come i catari o altri. È il tentativo anche di eliminare, accusando di magheria, delle forze che politicamente si opponevano al potere o comunque erano disturbati, quindi come sempre. Però dico, in generale gli episodi cruenti ci sono, ma più spesso si applica questa sorta appunto di sincretismo, che significa far finta di eliminare accettando. Allora, se voi prendete una cosa molto lontana da noi, no? A Cuba tutti sappiamo che esiste questa religiosità in cui gli africani portati come schiavi sono stati cristianizzati e hanno dato origine a queste magie come il Condomblé oppure altri riti simili alla Cumba, eccetera, in cui ciò che c'è di africano è stato, si è sovrapposto, è rimasto sotto e si è sovrapposta alla religiosità cattolica. Questo qui è una stampina, insomma, abbiamo la Madonna, i vari santi e Gesù Cristo, che sono sicuramente venerati, tranne che poi, che cosa succede? Succede che, ad esempio, i vari Orisha, che sono le divinità africane che loro hanno portato con sé, rimangono, perché in questi riti esistono. Ma allora, per evitare che si parli di paganesimo, che cosa succede? Si fa un rapporto diretto tra l'Orisha africano e il santo cattolico. Per esempio, Elegua, che uno è il primo e il più potente degli Orisha, è sincretizzato con Santo Nino di Atocha oppure con Sant'Antonio da Padova. Quindi a ciascuna di queste divinità, maschili o femminili, viene associata la Madonna, un tipo particolare di Madonna, oppure un santo, per cui vengono mantenuti entrambi. Allora, questa operazione, senza andare appunto nella magia africana nel Centro America, è quello che bene o male fanno anche i preti, hanno sempre fatto i preti nelle nostre campagne. Come i medici dovevano, poi vi leggerò una cosa terribile per una malattia, l'eclampsia, oppure di scienzo, cosa faceva un medico? Non poteva urlare, gridare, dire siete una massa di ignoranti, doveva tentare di mediare tra le due cose. E la stessa cosa facevano i sacerdoti: se avessero scomunicato tutte le donne che nel paese andavano in chiesa tutti i giorni, però tutto sommato scoppiavano perché credevano a queste cose, avrebbero ottenuto probabilmente un effetto contrario. Per cui il sincretismo in senso quotidiano è anche tentare di tenere insieme queste credenze. Questo avviene a tutti i livelli. Natale che cos'è? La festa del Sole Invictus dei latini, le calende, i solstizi. Cioè si fa prima a sovrapporre e a tentare di mescolare piuttosto che violentemente estirpare, perché si ottiene probabilmente in questo caso l'effetto contrario, come con i bambini: quando si dice a un bambino non fare una cosa, tu sei sicuro che lui la farà. Per cui, bene o male, l'intelligenza. La teologia di San Clemente di Roma, sì. Anche le chiese, no? Pensate, noi che siamo lì, la teologia di cui lei si interessa, c'è uno scalo sbagliato, trova il tempio di Mitra. Romano sopra la prima chiesa paleocristiana, e così. Ecco, quindi ci sono moltissime due cose per finire. Allora, John parlava di carmi, no? Carmare significa recitare queste che sono una via di mezzo tra preghiere, e a me, sempre in maniera un po' irriverente, ricordavano anche i limericks, che sono quelle poesie, brevi poesie inglesi, che hanno una forma molto particolare, tipo il vecchio signore di Cosenza, il vecchio professore di Cosenza che di parlare non poteva fare senza. Ne avevo composto uno, ma non me l'ho letto. Deve fare prima, e l'ultimo verso finisce quel vecchio professore di Cosenza. Insomma, questi carmi, anche questi hanno una forma. Non dire inglese. No, ma per la rima che serviva.
Allora, per esempio, per le malattie agli occhi, che cosa abbiamo? Santa Lucia, in campo sta via, passa Gesù, Giuseppe e Maria. Chi ha le Lucia, chi lacrime gli ha, va al mio orto e trovi zifari e finocchi. Con le mie mani li zappugliai, con le mie peli ti piantai. Esci, purpura, esci, curata, esci, vena, sanguinettata. E poi sanguinettata sono parole abbastanza inventate, la stessa cosa la troviamo sempre Santa Lucia per gli occhi. L'avevo provata l'analogo del, ma insomma più o meno nelle varie, no, questa era per i dolori di ventre, ma è sempre la forma. Ci sono Gesù Cristo e i santi che camminano, incontrano, per esempio Gesù Cristo ia per via, ia trovando ricettia, un marito l'annunciava, moglie in pulia. Di sutta l'acqua, di sutta sarmiento, così ti passa un male tuo ventre. Cachillo era Gesù Cristo onnipotente. Quindi vedete, c'è sempre la rima e sono un po' ingenue, però ce n'è per ogni tipo di malattia. E vedevamo prima quel filmato per togliere la malattia. Anche nelle nostre culture popolari ci sono cose abbastanza, ma anche sì, direi. Allora, diceva questo medico, che gli era stato raccontato da un giovane collega, che era stato chiamato perché un bambino stava male. Apparentemente il bambino scanta, cioè ha dei sussulti, e gli fede l'alito, ha un odore strano. Entra e vede una folla di donne che gli nascondono il malato e gli sono intorno, ma sente già un forte odore misto di aglio, menta, aceto e di altro. Si fa un po' largo, ha visto finalmente un piccolo infermo che gli sembra che lo abbiano approntito, truccato per esibirlo in qualche spettacolo di circo. Ha gli occhi fortemente e generosamente bistrati sulle palpebre. Il ventre è nudo con una gran macchia nera circolare tutta attorno all'ombelico, al collo una vistosa collana di agli belli e mondi e un po' soppesti e alcuni altri spicchi di aglio sugli inguini e un bel mazzo di menta fresca comune e un altro mazzo di ruta delle manine trepidanti. Vicino a lui una donna tiene un piatto con aceto, altra menta, altro aglio. E quindi gli fanno praticamente tutte queste, poi non solo, ma sul ventre ha tutta una serie di maccheroni, di spaghetti spezzettati appoggiati sul ventre. E questa è la cosa che lo stupisce di più. E la vecchia che cosa dice? Lunedì santo, martedì santo, mercoledì santo, giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, domenica di Pasqua, tutti gli vermi cascano. Allora, i vermicelli, gli spaghetti, erano, per magia simpatica, rappresentavano i vermi che il bambino doveva espellere, per cui questo era tutto tappato in questo modo, dipinto e fatto con l'aglio, che è un vermifugo, e più con questa rappresentazione degli spaghetti a forma di verme sulla pancia. Quindi, l'Africa, allora io concludo qui, vi faccio vedere se passa questo libro, perché un'altra cosa interessante era questa, no? Il banchetto degli invisibili. Allora, diceva Johnny, i morti per noi sono una cosa che vediamo magari in ospedale. Fino a un po' di tempo fa si moriva a casa, la morte era la conclusione più o meno naturale della vita. E il banchetto funebre era un modo di accompagnare, di festeggiare, di stare insieme con il morto. Nella tradizione celtica si banchettava con il morto presente. Forse gli italo-albanesi sono coloro i quali mantengono maggiormente queste tradizioni, perché nella loro festa, che è in febbraio, ancora più che da noi, è normale che nei cimiteri si allestiscono una specie di tavola. A me piacevano queste foto che sono di un nostro collega Mario Bolognari, che è un bravo antropologo, il quale ha fotografato negli anni 80-90 a Spezzano Albanese
queste rappresentazioni di banchetti funebri, cioè la gente si siede vicino alla propria tomba e imbastisce, solo che siamo negli anni 80-90, c'è il Chivas, le fette biscottate, e non più i cibi tradizionali, quindi fa un po' impressione. Mentre l'altra foto, questa qui più sotto, si riferisce a una tradizione che si trova citata sia in Lombardia Sicilia che in Adriano, che è l'arco di Roma. Per fare passare l'erba in binale, si tagliava, sì, con l'orchite, si tagliava un nocciolo o un querciolo abbastanza tenero in due, lo si apriva, ma non in modo, facendo una specie di parentesi, non rompendolo, cioè lasciandolo intero sopra e sotto. Lo si arriva, si faceva passare il ragazzino in mezzo per tre volte, lo prendevano da un lato o dall'altro. Qui è ricordato come cura, quindi la madre lo passa e il padre lo prende. Però è anche un rito di comparaggio, cioè si faceva il San Giovanni. E queste scritte che ci sono non sono i cuori degli innamorati, sono le scritte che rappresentano il comparaggio, compari per sempre. Il comparaggio è un rapporto di pare stella acquisita che nel nostro mondo tradizionale è importante. Si chiamano i San Giovanni Frontali.